Ciao, eccomi finalmente con il video dei preferiti del mese. Si tratta di aprile, quindi sono un pochino in ritardo, però non temete perché oggi girerò ben due video, i preferiti di aprile e di maggio, e li pubblicherò separatamente in modo tale che voi non abbiate un video troppo lungo da sorbirvi, quindi insomma 30-40 minuti di video. Non mi sembra proprio il caso, quindi alleggeriamoci un pochino. Allora, i preferiti di aprile. Ho tantissime cose da mostrarvi, quindi parto subito, subito, subito con il cibo del mese. Il cibo del mese di aprile è stato il tofu. Mi è piaciuto tantissimo cucinarlo in vari modi, soprattutto in padella con un filo d'olio, sale, molto rosmarino e pepe nero. Io ho provato questa nuova marca che si chiama Verde Amore, l'ho trovata al Todis, che è un supermercato, un discount che si trova nella mia città, ma penso si trovi in tutta Italia. C'era sia alla piastra sia al naturale. Allora, fino a un annetto fa, diciamo, non amavo particolarmente il tofu, non ho saputo apprezzarlo più di tanto perché l'ho provato spesso senza cottura. E invece poi ho provato appunto a cucinarlo come se fosse un formaggio di quelli freschi ma non troppo, tipo i formaggi senza sale che si fanno alla piastra, così questo non si scioglie come un formaggio, rimane bello sodo ed è davvero davvero sfizioso. Mi è piaciuto tantissimo, soprattutto questo alla piastra, che penso sia leggermente precotto e quindi una volta poi cotto di nuovo in padella e arricchito con del condimento è davvero buono. Spesso l'ho arricchito anche con del gommasio alla canapa, però la maggior parte delle volte con semplice olio, sale e un po' di pepe nero, soprattutto con rosmarino, perché a me il tofu piace da morire accompagnato con il rosmarino. Quindi cibo del mese di aprile, tofu. Poi, per quanto riguarda il prodotto del mese, sono due prodotti. Uno è stato un regalo che mi è piaciuto tantissimo, un regalo per il mio compleanno, che è questo siero viso antiossidante. Questo me l'ha regalato Claudia del canale Chiaroscuro Makeup. Se vi va, andate a vedere il suo canale perché è molto molto interessante. Lei è molto brava, realizza dei make-up veramente belli, elaborati, ed è molto professionale nella realizzazione sia del video, sia delle foto, sia del make-up, proprio perché è una fotografa e make-up artist, quindi io vi consiglio di dare una sbirciata al suo canale perché merita davvero. Vi ho già parlato molto di questo siero, come vedete, sto già a metà, perché mi è piaciuto tantissimo e ve ne ho parlato abbondantemente in maniera molto dettagliata nel video della mia skincare routine che ho pubblicato poco tempo fa. Quindi se vi va vi consiglio di andare a dare uno sguardo a questo video sulla skincare perché innanzitutto parlo in maniera molto dettagliata di questo video e quindi non voglio dilungarmi qui. Per non allungare, no? I tempi, ma anche perché appunto vi dico un po' come l'ho abbinato, come l'ho utilizzato, quindi potrebbe interessarvi in qualche modo. Quindi, siero antiossidante della Bio Officina Toscana. Poi un altro prodotto che non è certificato EcoBio, non è EcoBio, però mi è piaciuto tantissimo e l'ho utilizzato soprattutto come bagnoschiuma, è questo sapone liquido mani, viso e corpo della Fitorelax. Come sapete, i mesi di marzo, aprile, insomma, nei mesi passati, ho avuto interesse e curiosità a provare i vari prodotti della Fitorelax e devo dire che questo sapone è buonissimo. Io l'ho usato prevalentemente come bagnoschiuma, ce n'è rimasto un po' perché l'ho utilizzato più che altro qui a casa, ma io il 90% delle docce le faccio in palestra e porto con me un altro bagnoschiuma che è quello dell'Erboristica di Atena. Quindi questo l'ho utilizzato prevalentemente a casa, tra l'altro alternato ad altre cose, quindi è per questo che non è finito. Però mi è piaciuto veramente veramente tanto, mi è piaciuto molto perché ha una profumazione molto delicata, però allo stesso tempo. Ecco i pasticci, era strano che ancora non facevo dei pasticci, fazzoletto. Quindi vi dicevo, ha una profumazione veramente delicata, buona e fresca. A me piace tantissimo. Poi vabbè, il profumo comunque in generale, i prodotti all'oliva a me piacciono molto. E questo devo dire che non è niente male. Tra l'altro spesso mettono i prodotti Fitorelax in offerta, soprattutto d'acqua e sapone, e questo mi è piaciuto veramente tanto. Non l'ho mai usato per il viso. L'ho usato per il corpo e a volte anche per le mani, quindi Oliva Fitorelax. Questo prodottino qua è davvero buono, buono, buono. La profumazione è ottima, anche il packaging mi piace, molto comodo, così quadrato, carino.
vorrei introdurre un altro. Ogni volta introduco qualcosa nei video dei preferiti, vorrei introdurre un'altra categoria. Siccome spesso vi parlo anche di prodotti make-up, e quindi poi i prodotti Eco Bio, comunque cosmetici, cominciano a diventare 2, 3, 10 nel mio video, ho detto perché non aggiungere una categoria, cioè la categoria make-up. E quindi da oggi, da questo video, da preferiti di aprile, dividerò i prodotti cosmetici in generale dai prodotti make-up, ok? Allora, il prodotto make-up che ho utilizzato tantissimo, praticamente quasi sempre nel periodo di aprile, nel mese di aprile, è questa matita a due baci della Neve Cosmetics. Allora, questa è la matita incognito, c'è una parte che è più doppia, vedete? Dove la punta è un po' più grossa, diciamo, e l'altra invece che è più sottile, l'ho usata molto meno questa, devo dire, non sono solita in generale fare il contorno e poi riempire, non so, mi viene, ho utilizzato prevalentemente la parte questa qua un po' più grande, l'ho stesa proprio come se fosse un rossetto, su tutte le labbra ed è un colore che a me piace tantissimo. Infatti mi sono un po' pentita di aver comprato quei rossetti La Vera che vi ho mostrato. Perché se avessi conosciuto, se avessi scoperto prima questa, praticamente non avrei acquistato altri rossetti rossi, perché era un periodo in cui cercavo dei rossetti rossi abbastanza scuri, che però insomma non fossero eccessivamente lucidi, rimanessero non proprio matte, però comunque che tenessero abbastanza, insomma, durante tutta la giornata, non che io dovessi fare chissà cosa, però comunque non mi piace mettere continuamente il rossetto, cioè mi scoccia stare là con lo specchietto, non me lo porto neanche lo specchietto dietro, cioè io me lo metto, esco e basta, deve reggere così. Sono abbastanza pratica per quanto riguarda queste cose. E devo dire che questa mi è piaciuta veramente tanto. Vi parlerò in maniera un po' più dettagliata, ve la sboccerò, vi dirò le varie caratteristiche in un altro video dedicato, ad altre cose. Non vi anticipo niente, però questa è stata il mio make-up, il mio prodotto make-up preferito di aprile. Per quanto riguarda il profumo, ho continuato ad usare e ad amare questo profumo ai fiori d'osmanto. Di questa marca che si trova prevalentemente nelle farmacie, che ancora non ho capito come si dice, Ro Roger e Galè, Roger e Galè, ditemelo voi, vi prego, non lo so di. E come vedete è quasi finito, mi piace tantissimo questo profumo e credo proprio che lo riacquisterò. È un profumo molto fresco, fruttato, perfetto per la primavera. Secondo me è perfetto anche per l'estate. Proprio per questo che voglio riacquistarlo, perché mi è piaciuto veramente tanto. E ad aprile l'ho utilizzato tantissimo. L'ho portato anche con me in trasferta a Rotterdam perché ha comunque una confezione piccolina. Questi sono 30 ml, anche da viaggio, devo dire, è comodissimo. Piccolo, compatto, pratico, buono, fresco. Una bellissima scoperta, davvero una bella scoperta. Per quanto riguarda i libri del mese, vi dico libri perché ce ne sono tanti. Allora, un libro è stato un regalo, che vi ho già mostrato appunto in un video dedicato proprio ai ringraziamenti dei regali che ho ricevuto per il mio compleanno, ed è questo Dizionario Magico degli Animali che mi ha regalato Martina del canale Marti. Che è un libro che mi è piaciuto tanto, lo sto sfogliando e soprattutto ultimamente ho sognato molto figure animali, quindi molti animali hanno invaso i miei sogni, mi hanno comunicato qualcosa, spesso anche cose molto importanti, quindi per me è stato importante avere questo libro, anche se con mio grandissimo stupore non ho trovato degli animali che secondo me sono molto importanti soprattutto a livello simbolico, e cioè l'elefante, che qui non ho trovato, infatti no, non c'è, e il leone. Quindi questi due animali io non li ho trovati qui e ci sono rimasta un po' male. Non so se c'è un altro volume che tratta di altri animali, ma non credo. Però mi è dispiaciuto perché insomma è molto interessante e strutturato molto bene perché ci sono delle informazioni proprio biologiche riguardanti l'animale, l'habitat, quindi viene descritto in maniera molto dettagliata con le varie caratteristiche degli animali, poi tutta la parte che a me interessa di più, che è quella delle leggende e delle tradizioni e i poteri che ha ogni singolo animale. Quindi mi sarebbe veramente piaciuto trovare anche l'elefante e il leone, che sono due animali secondo me molto simbolici,
E quindi, insomma, siccome mi sono venuti a trovare nei sogni, avrei voluto comunque approfondire l'argomento. Altri due libri li ho comprati ad una fiera che c'è stata qua nella mia città. Ho pubblicato qualche foto su Instagram. Chi mi segue su Instagram sicuramente avrà visto qualche foto. È una fiera che c'è stata il giorno prima del mio compleanno, quindi il 25 aprile, cioè ogni anno qui, nella mia città. E praticamente la piazza della città era invasa da fiori, da piante. È stato bellissimo quest'anno, veramente, molto molto verde. Di solito è pieno di bancarelle, una caciara assurda. Invece questa volta è stata molto più carina, discreta, circoscritta comunque alla zona del centro. C'era appunto questa zona centrale che era molto raccolta, molto bella, e poi tutte le altre varie bancarelle, diciamo, le altre varie stelle si diramavano lungo tutte le strade del centro. Quindi veramente bella. Quest'anno mi è piaciuta anche perché il tempo è stato abbastanza buono, a parte quel venticello che è tipico, insomma, di aprile qui da noi. Allora, mi sono fermata in una bancarella dove c'erano tantissimi libri ed ho acquistato questo libro che è Curarsi con i fiori di Bach. Sono molto interessata alla floriterapia di Bach, e siccome ultimamente, insomma, soprattutto da quest'estate, mi sono incuriosita molto, mi ha cominciato a incuriosire molto appunto questa tematica. Ho deciso di comprare questo libro, che tra l'altro è strutturato molto molto bene. Ogni fiore appunto viene descritto in maniera molto dettagliata. C'è anche il disegno, ad esempio questo. C'è la descrizione, il profilo, le frasi tipiche, cioè della personalità di questo fiore, e poi la trasformazione. Quindi è gestito molto molto bene, molto semplice, molto immediato, e tra l'altro poi sono descritti anche i vari sintomi tipici. Allora, la floriterapia è un metodo di cura naturale gentile per stabilire un salutare equilibrio tra il corpo e la mente. Voi sapete, queste cose mi piacciono tantissimo, quindi è stato veramente un bel acquisto. Un altro acquisto veramente azzeccatissimo è stato quest'altro libro, che è un manuale molto utile perché serve in qualche modo per comprendere i principi base della naturoterapia, e si chiama Avere un naturopata in casa. Curarsi da soli per avere una salute perfetta, una vita serena e felice. Allora, curarsi da soli che significa, per quanto mi riguarda, in qualche modo prevenire più che curare, nel senso cercare di capire determinati sintomi, cercare di capire perché ci succedono determinate cose e cercare di curarci con cose naturali quando si può, quando non abbiamo, non lo so, delle patologie estreme o gravi, perché io, insomma, mi riferisco a queste cose naturali soprattutto quando si tratta di rimedi semplici, efficaci, non necessariamente veloci, però abbastanza immediati per quanto riguarda cose di entità medio-lieve, diciamo. Poi per quanto riguarda grosse patologie, insomma, stiamoci un po' più attenti. Poi, allora, lo shopping di aprile è stato praticamente lo shopping che io vi ho già mostrato nel video haul dello shopping che ho fatto a Rotterdam. Quindi non voglio mostrarvi di nuovo tutte quante le cose che ho acquistato, anche perché molte le ho già usate, terminate, insomma, non voglio dilungarmi qui. Però vi metto il link nell'info box, così se siete curiosi di vedere cosa ho acquistato in Olanda le feste di Pasqua, nella mia trasferta pasquale, io appunto vi metto il link così potete andare a sbirciare. Vi consiglio di vedere quel video perché sono molte cose interessanti. Mi è piaciuto molto girarlo, poi ero particolarmente euforica in quel video, è stato molto bello per me fare quel video, e secondo me appunto ci sono dei prodotti, delle cose molto molto carine che potrebbero interessarvi. E per quanto riguarda la tisana del mese, è sicuramente questa tisana che appunto ho acquistato in Olanda, che si chiama Home Sweet Home, che è quella che ha il gusto di torta di mele. Mi è piaciuta tantissimo, infatti praticamente è quasi finita questa tisana, sono rimaste veramente poche bustine. E mi piace tantissimo perché è una tisana che, pur essendo molto gustosa,
Non ha quel mix estremo di gusti che in qualche modo ti, non lo so, ti rintontiscono quando tu l'assaggi e non riesci a capire, oddio, che c'è 3.000 cose. No, è molto molto semplice, sa di torta di mele e di cannella. È veramente buonissima, profumata soprattutto il pomeriggio con una bella merenda. A me è piaciuta da morire ed è piaciuta molto anche al mio ragazzo. Quindi questa è la Tisana del mese. Io allora vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie mille alle nuove iscritte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!